Beh, che dire, finalmente siamo arrivati alla settimana della Final Eight. Arriviamo alla settimana della Final Eight e naturalmente non può che essere una soddisfazione il fatto di affrontare questa settimana per il quinto anno consecutivo. Arriviamo a questa settimana pieni di quella tensione positiva di chi vuole fare un bel weekend in Romagna. Ecco, quello è il grande obiettivo per noi emiliani, così la Romagna sempre, per tra virgolette, sempre meta delle nostre vacanze, ma soprattutto richiama sempre pensieri positivi. Per rimanere in Romagna e per fare il weekend sappiamo benissimo che questa è una corsa a tappe e la prima tappa vuol dire incontrare la vera rivelazione del campionato, che è Capodorlando. Quindi abbiamo la consapevolezza dell'avversario, siamo pieni di energia positiva, soprattutto per l'ultimo periodo. La cosa che mi ha sempre preoccupato di questo periodo è stata la salute. Possiamo dirlo piano piano, ma la salute sta ricominciando ad arrivare, e con la salute sono anche ritornati il bel gioco e i risultati. Quindi questo ci deve da un lato riempire di consapevolezza, dall'altro ci vuole quella tensione positiva di chi vuole arrivare in fine in fondo, e questa sarà quello che dovremmo avere già da giovedì con Capodorlando.